21 anni Francesco non immaginava neppure lontanamente quale realtà stesse tormentando il suo fisico, la sua mente e la sua anima. Un male oscuro era entrato dentro di lui, condizionando fortemente la sua esistenza. Infelicità, inquietudine, dolore, buio, ecco cosa viveva. Soltanto anni ed anni di preghiere ed esorcismi sono riusciti a liberarlo da una prigione che comunque gli ha segnato la vita. Ma andiamo per ordine, perché tutto è iniziato in America, a sua insaputa. Vediamo come attraverso la ricostruzione di Gabriele Caruba. Takes a Roxanne, baby. Agosto 1975. È una giornata di sole a Chicago. La strada fuori casa è deserta. Caterina entra con una borsetta a tracolla. Chiede: ciao Francesco, vuoi venire con me ai grandi magazzini? Hai mai visto i grandi magazzini? Ho soltanto 4 anni. Non so assolutamente cosa siano i grandi magazzini, ma l'idea di uscire di casa per una passeggiata mi eccita. Francesco è il mio dominio, perché è stato consacrato a Satana durante una messa nera. Ha bevuto quell'intruglio. È mio, è mio, è mio. È davvero strano, ma non ricordo nulla di questa uscita fuori porta. So soltanto che sono tornato indietro con in mano un camioncino. Un camioncino che porterò con me sull'aereo di ritorno verso Palermo. Francesco, lo abbiamo specificato nella ricostruzione. Tu di quell'uscita non hai ricordato nulla per moltissimo tempo, eppure proprio da quell'uscita la tua esistenza è completamente cambiata, a partire dalla tua salute. Che cosa è successo esattamente? Sì, in effetti, ritornando da quel viaggio, è stato un viaggio bello, positivo, perché ho conosciuto i miei nonni per la prima volta. Ma tornando, una notte mi svegliai in preda a una crisi respiratoria. I miei genitori dovettero accompagnarmi d'urgenza in ospedale, quindi alla corsa. E lì la diagnosi dopo giorni, asma bronchiale di livello superiore, diagnosticata anche poi da un primario su a Firenze, avendo fatto giustamente delle visite, accertamenti, e da lì il cortisone è stata la mia, diciamo, compagno di viaggio, potrei dire, diciamo, la medicina che mi aiutava, però non mi portava alla guarigione. E non solo, perché poi hai cominciato ad avere anche male ai denti, polpacci, stati di ansia. Sì, in effetti c'è stato anche un calvario di, ho avuto l'otite anche che si susseguiva, mal di denti, ansia. Diciamo che ho avuto un'infanzia sull'aspetto fisico dolorante, cioè malattie che ho curato con dovizia, con i farmaci, il medico. Ricordo quando mio padre, io dissi: papà, ma arriverò mai a guarirmi? E lui mi disse: non ti preoccupare, venderemo pure la casa. Senti, poi crescendo, andando avanti con gli anni, è successo un altro elemento importante, perché hai cominciato a sentire una specie di avversione al sacro. Sì, in effetti crescendo poi non mi rendevo conto, ero inconsapevole, quando c'era qualcosa di sacro provavo una ripugnanza che tu non ti rendi conto, una paura. E così fu quando entrai nel santuario della Madonna dei Miracoli, nella mia città. E lì ero fidanzato già con mia moglie, non so il perché io non volli entrare. Quindi erano delle paure indotte che non mi rendevo conto.
Però, insomma, diciamo che fino a qui la tua vita scorreva abbastanza tranquillamente. L'hai cominciato a chiamare in causa, incontri Daniela, vi sposate e decidete di fare un ritiro spirituale. Quel ritiro comincia un po' a farti prendere consapevolezza, perché lì fai un incontro e lì cominci a capire. Mi racconti meglio? Sì, è stato un ritiro semplice, vissuto nella semplicità con il sacerdote, un gruppo di famiglie, ma lì un gesuita, fratello Ferro, esperto in preghiera di liberazione, per la prima volta le mie orecchie sentono: io faccio la lotta quotidianamente con Satana perché le persone sono disturbate. Parole che a me non risuonano chiare, cioè per me la presenza di Satana fino in quel momento è la prima volta che io sento questa espressione. Tant'è che io non credevo, risposi: ma non è che esiste, forse lo vedevo come un fumetto. E lui mi disse: no Francesco, tanta gente che soffre viene e io ogni giorno ricevo questa gente perché alcune malattie possono essere provocate anche da Satana. E lì è stata la mia, diciamo, curiosità, avendo fatto analisi su me stesso, sull'asma, le otite, le varie malattie, feci la domanda se poteva c'entrare nulla con me. Quindi vissuto, hai fatto insieme alla persona che hai incontrato una preghiera di liberazione. Che cosa hai cominciato a provare e quali sono state le reazioni di fronte a questo tipo di preghiera? Lì per la prima volta lui mi fa fare delle rinunce al male, all'occultismo e soprattutto alla medianità, parole che io sconoscevo, proprio non comprendevo nemmeno il significato. E proprio nel pronunciare quelle parole io mi accasciai a terra, per la prima volta sento come schiacciare, come su un masso mi tendeva a schiacciarmi a terra sul pavimento, nonostante ero seduto sulla sedia, e iniziai a sbavare. E lì compresi che c'era qualcosa che non corrispondeva, cioè non sapevo nemmeno cosa stesse accadendo. Fino a che non incontri Don Matteo La Grua, un esorcista che ti dà il verdetto finale. Sì, cosa ti dice esattamente? Sì, da padre Matteo La Grua andai proprio per fare una verifica. E lì padre Matteo La Grua, in quell'esorcismo, mi fece delle domande, anche domande che io non mi rendevo conto, perché mi diceva: hai fatto mai occultismo, carte, tarocchi, sei andato da prostitute, spiritismo? Cioè per me erano parole sconosciute al mio vocabolario. E lì padre Matteo, in quell'esorcismo, riesce a far parlare Satana attraverso la mia persona e arriva alla verità. Ossia, che cosa ti dice esattamente? A un certo punto lì lui dà un ordine ben preciso di dire la verità al maligno. Satana difficilmente confessa la verità, perché l'intento suo è quello di non farsi scoprire. Quindi per la sua esperienza e per la sua fede, padre Matteo La Grua lì riesce a consegnare la verità. Satana si esprime con una voce, un urlo proprio che esce da dentro di me, un urlo proprio violento, e quasi minacciando il sacerdote, dicendo: Francesco è mio, io sono Satana con 27 legioni, tutti strutturati qui dentro, ma tu non ce la farai. E lì padre Matteo, ricordo ancora il suo viso, e mi guardò e mi disse: questa purtroppo è la verità. E fu quasi una ghigliottina che cadeva su di me. Il caso di Francesco è un caso particolare, perché lo avete sentito, lui durante le possessioni riusciva comunque ad essere lucido, inerme, senza forze, ma assolutamente consapevole del dramma che stava vivendo. Allora ascoltiamo su